i termini per lo spoil system scadono il 24, quindi vedremo come andrà a finire, cioè nel senso che, come sapete, la norma è stata introdotta da Bassanini nel 97, quella che è cosiddetta dello spoil system, poi rivista anche da Frattini, che non erano esattamente due rivoluzionari, ma sono due, come dire, civil servant. Tra l'altro, appunto, Frattini purtroppo recentemente è scomparso, ha avuto i funerali di Stato, quindi si deve intendere quella norma, secondo me, all'opposto di come invece viene in questo momento strumentalizzata. Cioè è stata pensata per porre dei confini dell'attività politica e di, diciamo, inclusio, inserimento nell'attività invece amministrativa, una casa scala di separazione fra politica e gestione. Quindi io trovo che insomma, la polemica sullo spoil system sia veramente strumentale. Detto questo, qual è il criterio? Il criterio, io mi auguro e spero che sia quello che ha detto il ministro Zangrillo in una recente intervista. Mi sembra che abbia detto una cosa molto equilibrata e assolutamente condivisibile da tutti noi. Lui ha detto che il criterio guida nelle conferme, nelle nomine dei ministeri e delle agenzie sarà quello di valutare le risorse, i progetti, le competenze a disposizione e fare tesoro di ciò che funziona. Cioè, oggettivamente, possiamo dire qualcosa? No, è perfetto. Allora, qui c'è altro. Allora, cosa si inserisce in questo? Si inserisce una questione di contesto. Noi abbiamo per la prima volta un presidente del Consiglio donna, quindi il contesto nel quale ci stiamo muovendo, un contesto di evoluzione da questo punto di vista. Certo, poi dopo su 24 ministri abbiamo solo 6 donne e quindi questo sicuramente è un tema. Dall'altra parte, un tema è quello delle nomine cosiddette di spoil system, cioè legate ai ministeri, a cui faceva riferimento anche Antonio prima, che appunto vedremo la prossima settimana, ma questo è in linea con quello che diceva prima Daniela, cioè e che ci dirà meglio poi Raffaella, che ha fatto uno studio approfondito su questo. Se noi abbiamo che i direttori generali, i dirigenti di prima fascia, rispetto al 58% di donne presenti nella pubblica amministrazione, sono il 36%. Il 38% i dirigenti di prima fascia e il 27% i direttori generali, ovviamente partiamo da un problema che non si risolve oggi con l'attuale ministro che nomina, ma è un problema di carriera. La carriera non si crea all'istante, la carriera si crea con una vita davanti, dicevano molto bene prima sia Daniela sia Antonio rispetto al percorso di carriera. Allora, noi dobbiamo garantire alle donne dei percorsi di carriera che consentano loro di essere competitive nel momento in cui si deve fare la nomina. Allora, ecco, quali sono i rimedi? I rimedi, secondo me, sono quattro. Cioè, uno, bisogna lavorare sulla cultura, c'è cioè un problema culturale enorme. E permettetemi di dire, sia da parte degli uomini, ma anche da parte delle donne. Cioè, nel senso che le donne spesso non si mettono in gioco abbastanza. Non dico che sia colpa loro, ma perché questo accade? Perché non hanno gli strumenti, faceva riferimento a questo molto bene Daniela prima, per poter mettersi in gioco. Faccio un esempio. Se una donna si deve occupare prevalentemente della famiglia, prima i figli, poi gli anziani, non ha il tempo materiale per poter stare in ufficio fino a tardi e noi sappiamo che la presenza fisica, adesso è un po' cambiato con la pandemia, per qualcuno non si può un po' più collegare ed essere un pochino più flessibile, ma in ogni caso la presenza, le riunioni tardi la sera, serali, fanno sì che siano ovviamente, non dico discriminatorie, ma rendono più difficile per una donna a parteciparvi. C'è un tema, ripeto, culturale dovuto anche a un nostro passato. Il nostro passato che comunque è recente. Per caso, ieri sera alla presentazione di un libro di Cazzullo che faceva riferimento a tutta una serie di normative che erano state introdotte durante il periodo fascista, che erano assolutamente mirate a portare le donne a casa a fare i figli. È lontano, sì, è più di 100 anni fa, ma ancora oggi noi culturalmente, poi dopo siamo figli di quell'epoca. Cioè, se pensiamo che il delitto d'onore è stato abolito nell'81. Nell'81 io ero già grande, cioè voglio dire,
se ci penso, mi vengono le bolle oggi, no? Dico, com'è possibile che io ho vissuto, sono nata nel 66, per 15 anni, 18 anni, 15, per 15 anni, se qualcuno, che so, mi violentava, poteva fare il matrimonio riparatore. Cioè, nella mia vita, oggi, cioè, mi sembra roba, appunto, da altri tempi, ma invece così non è. Adesso abbiamo questo tema dei femminicidi. Cioè, è tutto legato, sembra lontana la pubblica amministrazione, ma non lo è, perché siamo immersi in una cultura che è questa. L'altro tema è quello, invece, venendo invece alla questione dei concorsi, poi chiudo perché sto prendendo troppo tempo, molto interessante il dato che dava prima Antonio, cioè 58% di donne a pubblica amministrazione e 58%, questo lo dico proprio guardando i dati dei Formez, che come sapete fa la gran parte dei concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, che sono proprio 58,4% il numero di idonei nell'ultimo anno, donne, a fronte del 57,7% di partecipanti ai nostri procedure concorsuali. Allora, questo vuol dire che anche la pubblica amministrazione del futuro avrà più o meno la stessa percentuale di donne di adesso, perché stiamo immettendo più o meno la stessa percentuale fra uomini e donne. Ma cosa garantiamo a queste nuove donne perché abbiano una carriera, appunto, e la creino in termini di formazione, di opportunità? Ecco, questo è il tema che ci dobbiamo porre. Il ministro Brunetta, prima di lasciare a ottobre, aveva fatto proprio delle linee guida insieme al ministro delle pari opportunità per aiutare ulteriormente. Ecco, questo secondo me è un po' il percorso che noi dobbiamo portare avanti e continuare ad andare in questa direzione. L'organizzazione del lavoro deve essere improntata su principi che rendano anche alle donne, ma anche agli uomini, perché per fortuna adesso, ecco, questo è un cambiamento che dobbiamo sottolineare, cioè molti uomini si occupano di più comunque dei carichi familiari, non abbastanza, ma ci sono, di seguirli. E l'altra cosa voglio dire su questo, per fare cultura legata all'organizzazione, torna alla questione culturale che poi diventa anche concreta, è dirlo. Io mi rendo conto che adesso io ho una libertà che magari 20 anni fa non avevo. Adesso io dico, non mi mettete riunioni dopo le 5 perché io voglio tornare a casa verso le 6:30, voglio essere a casa perché i miei figli non li vedo dalla mattina alle 8:15 quando li accompagno a scuola, voglio vedere se sono ancora vivi, perché se no, ecco, però questo anche aiuta a far cultura, cioè il fatto di esplicitarlo, cioè non il fatto di cercare di aggiustare senza dirlo, no? Un po'. Questo ci aiuta a noi donne e aiuta anche agli uomini a comprendere, magari non ci pensano proprio in alcuni casi, nel momento in cui l'organizzazione del lavoro sta sulla loro parte. E poi volevo rispondere a quanto mi ha detto Daniela. Io penso che non siamo in disaccordo, Daniela, cioè nel senso che il tema del rapporto di donne col potere, in particolare in generale col potere, e poi più in particolare col potere politico, è sicuramente un tema. Tant'è vero che, per esempio, il Gender Equality Index si basa su 6 parametri, di cui uno è proprio il riferimento al potere e viene considerato l'elemento più debole rispetto all'equità di genere. Gli altri indicatori sono il lavoro, cioè l'accesso al lavoro, il denaro, la conoscenza, il tempo e la salute. E quello del potere è veramente un elemento critico. Il potere e la frequentazione del potere, tu dicevi prima qualcosa del genere, cioè bisogna frequentare, conoscere e così via. Allora, anche questo è un tema, perché se noi andiamo a vedere chi fa carriere politiche, molto spesso sono prevalentemente uomini. Adesso noi abbiamo un Parlamento in cui le donne sono il 31%, tra l'altro è la prima volta che c'è in 20 anni un declino rispetto a una crescita che era stata costante nella rappresentanza parlamentare delle donne. Questo secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il taglio dei parlamentari e, come dire, mentre quelli solidi e consolidati erano in prevalenza uomini e aggiungevano le quote femminili, nei momenti in cui, insomma, stiamo a ridurre, probabilmente hanno avuto una maggiore possibilità di conservare la possibilità di una candidatura sicura, più uomini che donne, e comunque, insomma, i numeri dicono questo.
Io contesto la polemica che c'è sullo spoil system, perché innanzitutto è una roba che va avanti da 20 anni, 30 anni, 97, quant'è, insomma, facciamo i calcoli, e quindi non capisco la sorpresa oggi solo perché c'è un cambio di parte politica di governo, quando l'hanno sempre applicato tutti i governi, destra e sinistra, negli anni. L'altro, tra l'altro, ecco, rispetto a quello che tu mi chiedevi, Patti, prima all'inizio, una conferma c'è stata, cioè c'è una donna ai vertici del Demanio, che è la Alessandra Del Verme, una donna è stata confermata, quindi ci fa pensare che ci sia effettivamente un criterio di valutazione come quello che dicevo prima, detto da Zangrillo, si valuta se la persona è valida e capace, la riconfermiamo, perché dovremmo pensare che non è così. Il tema è più in generale quello che, se a quei livelli non ci sono donne, è difficile confermarlo. Cioè, ci sono le famose stime della Banca d'Italia che dicono che l'Italia, se portasse l'occupazione femminile al 61%, avremmo più 7% di PIL, ma ci sono dati globali in cui si parla di 35% di aumento del PIL dell'economia globale se noi portassimo alla parità di genere a livello mondiale il superamento del gender gap. Quindi vediamo bene che ci converrebbe a tutti. Diciamo che sono leggerissimamente di più le donne che vincono, ma proprio è una nuance, vi do proprio il dato esatto, ce l'avevo qui prima, rispetto ai candidati che si sono presentati nell'ultimo anno, le donne sono state il 57,7%, i candidati idonei il 58,4% donne, quindi diciamo che in percentuale c'è neanche l'1%, insomma, cioè lo 0,7% in più di donne che vincono. Due cose, una che è veramente fondamentale lavorare sulle giovani generazioni e soprattutto sui ragazzi, perché sta veicolando una cultura molto maschilista, se ascoltiamo le canzoni dei trapper, rapper e così via, sono devastanti, quindi quello che diceva Daniela è molto vero, non pensiamo che quello che abbiamo raggiunto è consolidato, cioè continuiamo a investire su questo tema perché non è consolidato proprio niente, e quello che lei diceva su Atlantia è verissimo, non abbiamo citato in questo dibattito la legge Golfo Mosca perché ci occupavamo di pubblica amministrazione, ma è stata una legge molto importante che va continuata a presidiare, quindi voglio concludere con un augurio a primavera, ai prossimi mesi scadranno i vertici di moltissime importanti primarie aziende del paese, Enel, Eni, Leonardo, cioè ecco, speriamo veramente che possiamo avere lì dei segnali importanti.